La domanda è, ma se un'opera non è creata dall'artista in persona, è comunque un'opera d'arte? Voi direte, ma se non è creata dall'artista in persona, da chi è creata? In realtà ci sono svariate possibilità. La prima e più diffusa è quella in cui chi mette il nome non è quello che ha realizzato materialmente il lavoro, ma nella maggior parte dei casi ci ha messo solo l'idea. Questa è una cosa che pochi dicono, ma è ormai diffusissima, soprattutto nella scultura. Ascoltavo giorni fa un'intervista di Marco Montemagno a Federico Clapis, e lo stesso Clapis diceva molto onestamente che già da molti anni ci sono i robot a 5 assi che torniano le opere degli artisti, che nel migliore dei casi hanno fatto il modello in plastilina o in creta, dopodiché fanno fare la scansione e il robot scolpisce, tra virgolette. Oppure addirittura, anziché sprecarsi a creare il bozzetto a mano, modellano direttamente in 3D appoggiandosi molto spesso a dei modellatori professionisti. Secondo Clapis, già negli ultimi 100 anni il concetto di opera fatta manualmente è andato trascendendo, diventando sì un valore aggiunto qualora ci fosse, ma non è più l'elemento determinante alla riuscita dell'opera. Ma è davvero così? Già facevo fatica ad accettare il fatto che la maggior parte, ad esempio, delle sculture in marmo fosse fatta per lo più dalle mani esperte e sapienti degli scalpellini di Carrara, piuttosto che dagli artisti che ci mettono la firma. Ma è davvero la stessa cosa se un'opera la fa addirittura una macchina programmata dall'uomo, o peggio ancora, un'intelligenza artificiale? Pochi giorni fa sul Guardian è uscita la notizia che da Christie's è stata venduta per ben 432.500 pound la prima opera creata interamente da un'intelligenza artificiale, la prima opera creata autonomamente da un algoritmo. E infatti in basso a destra, al posto della firma, c'è un'espressione matematica. La cosa incredibile è che davvero non è un prodotto della mente umana, ma l'artista è proprio una formula algebrica inventata da un collettivo di artisti ricercatori francesi che si chiama Obvious, e che si è focalizzato proprio sull'esplorazione dell'interazione fra arte e intelligenza artificiale. In pratica loro hanno creato un sistema a cui hanno dato in pasto circa 15.000 ritratti realizzati tra il XIV e il XX secolo. Questo algoritmo è composto principalmente da due parti, una che è chiamata Generator e l'altra che è chiamata Discriminator. Il Generator crea una nuova immagine in base a questo set che gli hanno dato, dopodiché il Discriminator cerca di capire le differenze fra un dipinto creato realmente da un essere umano e l'immagine generata dal Generator, appunto. Lo scopo finale è quello di prendere per il culo il Discriminator e fargli credere che l'immagine generata sia un'immagine realmente dipinta. A quel punto il gioco è fatto e spunta così fuori questa presunta opera firmata da parentesi quadre e tonde. Il dipinto venduto a New York quindi ritrae in stile pressoché XVIII secolo, con effetto tela rovinata, non finita, un personaggio che ovviamente non è mai esistito, che è frutto completamente della fantasia dell'algoritmo. Ed esteticamente potrebbe anche avere una sua fredda dignità, ma in realtà il problema non è questo. Richard Lloyd, che è il responsabile delle stampe e dei multipli di Christie's, che è quello che ha messo in piedi tutta questa storia, pensa che l'intelligenza artificiale è solo una delle diverse tecnologie che avranno un impatto sul mercato dell'arte del futuro, anche se è troppo presto per prevedere quali potrebbero essere gli effettivi cambiamenti, quasi fosse l'inizio di una nuova era. Jonathan Jones, invece, il giornalista del Guardian che ha scritto l'articolo, sostiene che l'arte è il modo in cui la coscienza dell'uomo esprime se stessa. E questo è vero a partire dai graffiti delle caverne fino all'urinatoio di Duchamp, passando per Rembrandt e tutti quelli che ci sono stati in mezzo fino a ieri. Questo è quello che davvero manca nel ritratto di Edmond Bellamy. E forse, tornando anche ai robot che scolpiscono le opere a partire da scansioni o dai modelli 3D, manca in generale quando un'opera non è un filo diretto che parte dall'anima, attraversa la mano dell'artista e modifica la materia. L'arte, oltre a comunicare idee, e già questo non è più così tanto scontato, deve riuscire a innescare uno scambio di sensazioni, di passioni, di percezioni, di emozioni. Deve creare un feeling tra l'artista e lo spettatore attraverso quel medium che di volta in volta può essere un dipinto, una scultura, un'installazione. Quindi è corretto chiamare arte un qualcosa prodotto da una macchina?
macchina che replica senza passione semplicemente degli input matematici?